Testimonia della cartellina, una scheda rossa per chiedere l'intervento. È chiaro come sempre che i delegati hanno la precedenza, mentre gli invitati saranno quelli che verranno successivamente data la parola. Devono compilare il nome e cognome e con precedenza. E ce la consegnano qui al tavolo di presidenza. Allora, non c'è una bordi richiesta da Pippo. In quanto generale, segretario generale della Federazione dei Lavoratori Metalmeccanici di Milano. La delegazione dei lavoratori metalmeccanici di Milano pone il problema per quanto riguarda i delegati della FLMU d'Italia. Sì, nel senso che ci hanno dato 9 delegati. Abbiamo fatto discussioni, ripetute discussioni, abbiamo chiesto di affrontare il problema, di avere i delegati, i 9 delegati ripartiti in maniera proporzionale con gli iscritti. La discussione dove è approdata? Avete sentito, su 9, Milano ne vuole 4, sulla base dei numeri che ha, certificati, sulla base delle quelli che sono i soldi che arrivano dalla banca, i contributi dalla banca, aziende, iscritti, certificati. I compagni di Firenze, di Cassino, di Salerno, di Napoli, di Bari, di Torino, ci dicono quanti delegati, quanti iscritti hanno e diamo i delegati che rimangono. A tuttora questa questione non è risolta. Né tantomeno tutti quei territori che adesso io brevemente ho nominato alcuni, non tutti, non ci hanno mai comunicato quanti iscritti hanno, però vogliono i delegati. A voi vi pare che si possa procedere in questo modo? A me no. Quindi, per carità di patria, per affatto e generoso, siamo tutti fratelli e sorelle, chiudiamo questa discussione. 4 a Milano e gli altri rimanenti 5 se ne vedono gli altri territori fra di loro. Grazie. Allora,